Bella ragazzi, qui è Davide Zhang. E in questo video vedremo l'unboxing del Canon EF 50 mm 1.8. È un'ottica fissa, quindi non potete zoomare, si zooma coi piedi, quindi dovete spostarvi. Ed è l'obiettivo più economico di casa Canon. Procediamo all'apertura del contenuto, del prodotto. Troviamo l'obiettivo e un manuale che non leggeremo. Allora, l'obiettivo è il più economico, come dicevo. Infatti la qualità costruttiva è, tra virgolette, economica, plastica. Persino l'aggancio. Quindi, ma non scoraggiatevi dal prezzo, perché non vuol dire che ha delle prestazioni schifose, nel senso di bocchi e roba simile. È un'ottica fissa, appunto, ed è economico, cioè è un'ottica luminosa economica. Allora, qua abbiamo il switch della messa a fuoco, quindi automatico, manuale. Qui appunto abbiamo l'aggancio. Qua abbiamo il nuovo copriobiettivo molto figo, stile Nikon. Poi, allora, possiamo leggere qua che l'apertura massima è appunto di f1.8. Poi qua possiamo leggere che la zona per montare i filtri UV e roba simile è di 52 mm. Niente, questa è la versione Mark II, quindi la revisione 2. Rispetto alla revisione 1, purtroppo hanno tolto l'aggancio di metallo, infatti qua è plastica. Non ho la minima idea del perché, io stavo cercando il Mark 1 ma non lo trovavo. E hanno tolto anche la finestra della messa a fuoco, che era qua da qualche parte dove c'era. Sì, la finestra della messa a fuoco. C'era praticamente una finestrella con dei numeri dentro per la messa a fuoco. Questo obiettivo ha le prestazioni molto simili all'1.4, sempre 50 mm, che costa 3 volte questo, quasi 4. Quindi è un ottimo qualità prezzo. Più che qualità prezzo sarebbe prestazioni prezzo. Niente, è un'ottima lente per incominciare con le ottiche fisse e nient'altro. Grazie per aver visto questo velocissimo unboxing del Canon EF 50 mm F1.8. Mi raccomando, vi invito a lasciare un like su questo video e mi raccomando iscrivetevi sul nostro canale e seguitemi su tutti i vari social network. Un saluto da Davide Zang.